un incontro amichevole per dare un calcio all'indifferenza, il caso di dire, è scritto anche nella locandina. Sì, è un calcio all'indifferenza e per lavorare insieme contro il razzismo, perché noi pensiamo che si debba costruire un clima diverso nel nostro paese, nella nostra città, perché solo se operiamo insieme in vista di una vera integrazione, di rapporti davvero seri e duraturi, si possa pensare a un futuro importante. E questa partita ha lo scopo anche di dimostrare che la solidarietà si può praticare, infatti il contributo verrà poi devoluto alla comunità senegalese e ai lavoratori che hanno perso il lavoro in questi mesi, e quindi noi vogliamo con questo testimoniare che si può fare qualcosa di concreto anche nella nostra città. Vogliamo lanciare un segnale forte alla politica perché prenda anche decisioni che siano importanti per il futuro di tutti. Pescara è una città accogliente? Sì, perché dopo 25 anni a Pescara, io a Pescara mi trovo a casa mia, quindi questa iniziativa è venuta al tempo suo, perché a Pescara è sempre stata una città accogliente, ha sempre accolto, quindi fare una partita di calcio del genere vuol dire che aumentare e amplificare veramente l'integrazione di tutti gli stranieri, quindi invitiamo tutti a venire a partecipare. La vostra amministrazione sin dall'inizio ha puntato sull'integrazione? Ma direi che oggi come oggi è impensabile pensare di non creare le condizioni perché ci possa essere integrazione. Non è un percorso facile, è un percorso complicato, lo stiamo vedendo anche nella nostra città, che è un percorso complicato. Noi come amministrazione cerchiamo in qualche maniera di utilizzare tutti gli strumenti possibili perché vi sia questa integrazione.